146 punti, eh? Aveva un po' di margine Kaori in mattinata, tante combinazioni triplo doppio per lei, poi nel finale dell'allenamento ha iniziato a eseguire triplo triplo, però è oggettivamente indietro rispetto alla migliore versione, e soprattutto qui porta un nuovo programma coreografato da una delle regine della danza di questi tempi, Marie-France Dubreuil. E questo è il nuovo programma libero di Sakamoto Kaori, uno stile diverso che lei sta cercando lentamente di fare suo,
il cuore non manca. Ecco, quando vedete Cori sbagliare un flip vuol dire che la condizione non è quella dei giorni migliori, però ha lottato come una leonessa sulla combinazione doppio axel, triplo toe loop e doppio toe loop, e in qualche modo il suo l'ha fatto, ecco. È un programma che a me piace tantissimo, io l'avevo già visto quest'estate quando abbiamo fatto gli show insieme proprio in Giappone, ed è uno stile che secondo me gli si addice molto, è veramente una bellissima pattinatrice quest'oggi, lei. Uno stile diverso quello che ha, sì, ha portato quest'anno in gara, che io personalmente preferisco a quello degli anni scorsi. Non so se tu sei d'accordo, Matteo. Diciamo che lo si vede quando un pattinatore è a proprio agio. Oggi, lasciando perdere l'aspetto tecnico e la condizione fisica, che comunque sono due capisaldi della prestazione, era molto a suo agio, sì, quando faceva, sì, le, sì, sequenze, sì, i passi, le sequenze coreografiche e le transition. Mi è piaciuta molto oggi. Cori aveva 6 punti di vantaggio rispetto alla connazionale Watanabe, che però ha un triplo axel in apertura, ha un Lutz a 0, qui c'è una caduta, Lutz, sì, è a 0 perché è sottoruotato, sì, 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 quindi sostanzialmente, no, degradato il Lutz di Rinka Watanabe. Sì. Sulle componenti del programma Rinka Watanabe alla fine è andata abbastanza alto, perché 68,75 è un riscontro notevole. Non è facile, è aperta la battaglia per la vittoria. No, poi con questo nuovo sistema di punteggio dei components, che anche io mi devo un po' abituare un pochettino. Ma che dia ti sei fatto? Esatto. Cioè, per esempio, tu hai skating skills, secondo me, di fascia super alta. Ti avvantaggia questo sistema o no? No, allora, come sempre, secondo me, alla fine, un programma pulito... fa la differenza. Sì. C'è da dire questo, e sicuramente un programma senza quadrupli, un programma con quadrupli, anche quello fa la differenza, anche se la padronanza del mezzo che noi abbiamo bisognerebbe pagarla un pochino di più sotto il mio punto di vista. Sfondi una porta aperta. Vediamo se Sakamoto riuscirà a vincere questa gara. È difficile, perché sul fronte tecnico pagherà dazio in maniera importante rispetto a Rinka Watanabe. Ascoltiamo il punteggio. Kaori Sakamoto. 132,40. E quindi perde una posizione. È la migliore sulle componenti del programma, e vabbè, insomma, non ce n'erano. Però paga tanto sull'aspetto tecnico. Sì. Kaori 63,31, Rinka Watanabe 77,56. Ragazzi, 77,56 è un punteggio tecnico che in pochi hanno superato nella storia. Sì, cioè, dobbiamo scomodare giusto le solite note che difendono i colori della Russia. Assolutamente. Comunque doppietta giapponese, ma con una classifica